Vi ricorda qualcosa questo momento? Poco più di 13 anni fa, qui, in questa stessa sala del Senato, un'altra famiglia era costretta a mostrare delle foto. La mia vita è ferma il 12 ottobre, ma andrò avanti. Andrò avanti e sicuro non sarà il dolore a fermarmi, lo vivrò. Scusate, facciamo l'autopsia, per favore. Credo che siamo tutti d'accordo che su questo caso ci sono troppi lati oscuri e siamo tutti d'accordo che questa famiglia non deve essere lasciata sola. Una cosa che ci tengo tanto a dire è che se fossi io responsabile di un carcere e vengo messa in discussione, sarei la prima io a richiedere l'autopsia per chiarire e la mia posizione e la posizione di un cittadino che in quei momenti è sotto la loro tutela. Vi ricorda qualcosa questo momento? Poco più di 13 anni fa, qui, in questa stessa sala del Senato, un'altra famiglia era costretta a mostrare delle foto, delle immagini per obbligare lo Stato a dare delle risposte. La nostra battaglia ha avuto un corso difficile, doloroso, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Voglio credere che il nostro sforzo sia servito a qualcosa. Non voglio pensare che la morte di mio fratello non abbia aperto gli occhi. Non voglio pensare che ancora oggi una famiglia debba farsi carico di un ruolo che di fatto deve essere quello dello Stato. Non voglio pensare che la vita di un detenuto non conti nulla. La mia vita è ferma il 12 ottobre, ma andrò avanti. Andrò avanti e sicuro non sarà il dolore a fermarmi, lo vivrò. Scusate, facciamo l'autopsia, per favore. Di queste battaglie ne ho fatto la mia vita. Non intendo abbandonare questa famiglia, intendo fare tutto ciò che sarà nelle mie possibilità affinché le venga riconosciuta verità sulla morte del proprio caro Stefano Dal Corso, e nella mia veste istituzionale mi batterò affinché anche in Italia, come è giusto che sia, venga introdotta l'obbligatorietà di effettuare l'autopsia in caso di morte sospetta in carcere.